Dei falafel come questi non li avete mai assaggiati? Prendiamo due zucchine e le grattugiamo sui fori più larghi della grattugia. Una volta grattugiate, ne prendo poche alla volta e le strizzo per eliminare il liquido in eccesso. E poi le metto in un'altra ciotola. Una ricetta con le zucchine, Diana. Sì, di solito non si fa con le zucchine questa ricetta, però noi oggi la faremo così, vedete che buona. Ora prendo una carota, la sbuccio e ora vado a grattugiarla sui fori più larghi della grattugia. Unisco anche la carota insieme alle zucchine. Ora prendo una cipolla e vado a tagliarla finemente. Aggiungo anche la cipolla, aggiungo anche due pizzichi di sale, ora aggiungo un uovo intero, mescolo bene il tutto, ora aggiungo 100 g di farina, io sto usando quella di ceci, voi potete anche utilizzarne un'altra con cui vi trovate bene. Aggiungo anche delle spezie, quindi un pizzico di cumino. Diana, devo confessarti che a me il cumino non è mai piaciuto molto, ma nelle ricette così ti dico che ci sta davvero bene. Vedrai che in questa ti piacerà, sono convinta. Voi invece, ragazzi, vi piace il cumino? Scriveteci qui sotto. Aggiungo anche del pepe e mescolo bene il tutto. Qui possiamo farlo anche con le mani. Ora, con le mani leggermente oliate, vado a preparare i nostri falafel. Quindi prelevo un po' di impasto della dimensione di una noce. Falafel, Diana. L'ho detto, hai Eh sì. visto? Li schiaccio così, gli do la forma tipica e poi li appoggio su un piatto. Devo complimentarmi con te, Diana, perché è davvero una versione interessante questa dei falafel. Anche secondo me saranno veramente buoni. E Sono proprio curioso di assaggiarli. ora vado a cuocere i nostri falafel nella friggitrice ad aria che io ho già preriscaldato a 180 gradi e vado a cuocerli per una ventina di minuti. Vado a distribuirli all'interno. Ci siamo. Pronti, via! Ragazzi, ma prima di andare a vedere come sono venuti i nostri falafel, mostrateci il vostro supporto, mi raccomando, lasciando un mi piace a questo video e condividetelo, per noi è fondamentale ed è ciò che ci permette di andare avanti e continuare a condividere queste ricette con voi. E seguiteci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, siamo attivi anche lì, vi aspettiamo. Ragazzi, sono passati 20 minuti, andiamo a vedere. 3, 2, Due, 1. uno. Wow, sono bellissime! Guarda che belle, Diana. Cotte alla perfezione, tra l'altro. Senti che crosticina. Mamma mia, chissà che buoni! Wow! Io sono pronta per l'assaggio, non so tu. Guardate che meraviglia, ragazzi, sono uno spettacolo puro. Che belli e che buoni. Maionese, mi raccomando, questa non può mancare. Vado. Vai. Ragazzi. Non ho parole per esprimere questa bontà. Incredibile. Fateli, dovete farli assolutamente.